Benvenuti a Klaus Condicio. Abbiamo un esordio nel nostro programma che di solito ospita politici, insomma, però ogni tanto ci piace divagare. E oggi abbiamo un importante DJ della Piazza Toscana, Luca Gabbe. Buongiorno Luca. Allora, si parla tanto di DJ, i DJ sono i nuovi protagonisti della musica pop, diciamo così, David Guetta, eccetera, però in realtà poi scavando si scopre che non è tutto oro quel che luccica, no, Luca? Cosa succede alla vita notturna toscana o fiorentina? C'è una grave crisi, ma cosa sta succedendo? Senti, questa crisi cosa vuol dire? Che si fa fatica, cioè la vita notturna è meno vivace, cosa sta colpendo Firenze? Senti, cosa sta colpendo Firenze ultimamente? La movida fiorentina sta morendo, dicevi, no? Anche perché il turismo, c'è anche un turismo giovane, che vuole divertirsi, insomma. si ferma a vedere se c'è coda in un locale, dice se c'è coda entriamo,
se non c'è coda abbiamo aderito. E quindi se ritorniamo a quei due locali e la fanno protagonista, certo, offrendo un prodotto scarso. Senti, cosa ha ucciso la Movida? Solo la crisi o anche il disinteresse delle istituzioni? Per esempio all'estero i DJ sono celebrati, sono dei guru, e voi siete, insomma, non mi pare che le istituzioni abbiano una grande considerazione, no? Sì, a Firenze sì, non c'è una buona reputazione da parte dell'amministrazione verso la vita notturna. Ci vorrebbe un po' più di controllo. Con Renzi di più, no? Con Renzi era più favorevole alla Movida, mi pare di capire, giusto, Di Nardella? Senza dubbio. L'errore che fanno, secondo il mio punto di vista, è quello di andare troppo. Io metterei più controlli a giro, senza privare i vari locali, strutture alle 23, piuttosto che, anche perché dietro a una vita notturna c'è gente che lavora, e quindi non si può mettere troppi paletti su. E poi c'è il disinteresse da parte di un gestore nel dare la serata a un DJ piuttosto che a un altro. Io pagherei più un DJ che so che mi garantisce un prodotto bello, quindi mi dà prestigio a un locale, piuttosto che un ragazzetto che ha da crescere. Magari sono cresciuto a fianco a un DJ che mi ha lasciato l'eredità, poi ho lavorato tanti anni in una radio, io, anche se ho 36 anni, io conosco tutto il bagaglio musicale 70, 60, sono un collezionista, ho circa 9.000 dischi in casa, la mia cultura me la sono creata piano piano, mi piacerebbe che i ragazzi di adesso curassero un pochino più anche questo aspetto, che parliamoci chiaro, è la base di un lavoro. Tu lavori con la musica, devi sapere che quello che stai suonando è un po' troppo velleitario, troppo leggero, è solo immagine, troppa immagine senza la conoscenza delle basi del lavoro. Senti, qual è l'appello che fai? Qual è che l'appello che fai al sindaco e alle istituzioni in generale? Ha bisogno di manifestazioni, di interesse verso magari scoprire qualche festival. Eviterei di dare troppi paletti a una città che già è in crisi, ha tanto potenziale, perché Firenze ha veramente tanto potenziale. Si potrebbe organizzare qualche festa, qualche... Sì, insomma, anche perché... anche perché il turismo giovane poi ha bisogno comunque di uno sfogo, no? Sennò, certo, tutto legato, è un qualcosa di legato, perché se tu offri non solo i musei, ma offri anche un qualcosa di divertente, un qualcosa di bello per passare una serata diversa, magari organizzando qualcosa, purtroppo si dà addosso soltanto ai locali. Senza considerare che magari potrebbe anche, mi viene in mente una città come Spalato in Croazia, che è una città, Spalato e Omis, che è un paesino a 40 km da Spalato, dove viene organizzato l'Ultra Music Festival. È un festival dove lo fanno, se non ricordo male, Ibiza, Lunda, Miami, Spalato. C'è un'apertura mentale, non una chiusura come succede a Firenze. Certo. E va bene. E quali sono rimasti i tempi del divertimento ancora a livello, se non internazionale, nazionale in Toscana? Non ho capito, scusami. Quali sono i luoghi del divertimento che diciamo a livello nazionale in Toscana hanno ancora peso, i locali che tu citeresti? I locali purtroppo ce ne sono molti meno, mi viene la
Sì, certo, un punto di riferimento, poi? C'è sempre il corridoio della Villa Sittilà, dove ci ha vissuto Ralf per tanti anni. Ci sono pochi, non ce ne sono tanti ora. Insomma, è una scena in declino, questo è un po' il succo del tuo intervento. Sì, purtroppo sì. In Toscana c'era il Fitzcarraldo, grandissimo club. Io lo ricordo proprio con gioia, che alle serate divertenti. Non c'erano risse, ma tutti si volevano bene, c'era un discorso un po' diverso. Senta, senti, per chiudere, un DJ, un famoso DJ negli anni 2000 fu arrestato per spaccio di droga, parliamo di Zappalà, sono passati tanti anni. Quanto la droga gira ancora e spacciate voi, DJ? Non mi drogo e fumo soltanto qualche sigaretta. Il discorso è che le droghe sono aumentate, chiaramente hanno un costo minore, quindi si vede più È vero. ragazzini con deficienze, c'è tanto alcol. Ha ragione, c'è il balla basso, il calo dei prezzi il calo dei prezzi ha fatto sì che la diffusione esplodesse, sono d'accordo con lei. Certo. Va bene, Luca, tu adesso per chiudere cosa fai nella vita? Io lavoro per un network televisivo, lavoro per la Rai, non faccio ancora il DJ, faccio un po' di serate, mi sto buttando sulle produzioni. Ci diamo da fare. Ok, va bene, noi ringraziamo Luca Gabe DJ, che il vero nome qual è? Gabellini, ti ringraziamo tantissimo per essere stato nostro ospite e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, grazie.